Secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dalla ASL nel Salone di Liguria Sud, costruiamo insieme la nostra salute. Questo pomeriggio si è parlato di un argomento molto complesso e importante, gli errori nella sanità, un tema anche difficile da spiegare ai cittadini in certi casi. Certamente difficile, però se si riesce a entrare in empatia col cittadino, facendogli capire che anche i sanitari sono esseri umani e si può sbagliare, se si riesce a entrare in quell'empatia comunicativa e trovare il giusto terreno di comunicazione, forse riusciamo anche a farci capire dal cittadino, non dico a farci perdonare da un evento critico, da un errore, chiaro, però sicuramente da non essere così aggressivi e magari insieme poter trovare delle soluzioni. Il mio ruolo è questo, quello di cercare di avvicinare il sanitario e il cittadino, che abbia o non abbia subito un danno, giusto o sbagliato che sia, però avvicinarli per poter cercare delle soluzioni di miglioramento che servono soprattutto a noi medici, al sistema, ma direi anche al cittadino. Nel prevenire gli errori è cruciale una comunicazione il più possibile perfetta tra il paziente e il medico. Come si può attuare? Bisogna commuoversi. Commuoversi significa muoversi verso l'altro, letteralmente. Sia il medico deve muoversi verso l'altro, sia il paziente deve muoversi verso il medico e devono incontrarsi a metà strada. La tecnica che il medico deve utilizzare per questo, perché mentre il paziente è ignaro generalmente della tecnica, il medico deve conoscerla, si chiama empatia. Ed è una technos, e quindi è un'abilità che si impara, che dovrebbe essere insegnata e che serve a capire cosa passa attraverso la mente dell'altro. Quando io capisco cosa passa attraverso la mente dell'altro, posso aiutarlo nel miglior modo possibile. Si tratta di porsi la semplice domanda: cosa se io fossi l'altro, quindi mi commuovo, vado verso di lui, se io fossi l'altro, cosa vorrei che quest'altro mi dicesse in questo momento di difficoltà? E se io penso questo, lavoro bene. E la comunicazione, diciamo, in sé assomma più o meno quantitativamente al 30% del gesto terapeutico. Qualsiasi gesto terapeutico, intendo anche l'atto chirurgico, quindi non solo il gesto terapeutico dello psicologo, no? Ma anche l'atto chirurgico riconosce un'azione potentissima della comunicazione, quindi della parola, che addirittura appunto è superiore a un terzo della cura.